E allora iniziamo subito come sempre con l'oroscopo musicale. Oggi c'è veramente il top del top, possiamo Beh, dirlo? l'occhio azzurro più famoso della storia del cinema, Esatto. almeno, no? Veramente. Un grandissimo artista, un grandissimo attore che comunque ci racconta come sempre l'amica Silvia Pagni. Bentornati a tutti all'oroscopo musicale. Oggi 26 gennaio nasceva un attore e un pilota automobilistico statunitense dagli occhi blu penetranti. Il 26 gennaio del 1925 nasceva Paul Newman, figlio di Arthur, proprietario di un grande negozio di articoli sportivi. Paul Newman si arruolò nell'aviazione della Marina, sperando di diventare pilota, ma il daltonismo da cui era affetto glielo impedì e durante la Seconda Guerra Mondiale prestò servizio nel Pacifico meridionale come marconista e mitragliere. Il 6 agosto 1945, proprio mentre era in volo ad alta quota, circa 300 km a sud-ovest di Hiroshima, vide, lontano sull'orizzonte, il bagliore del fungo atomico, esperienza di cui non amava affatto parlare. Nel dopoguerra si occupò della gestione della ditta paterna. Dopo aver frequentato per meno di un anno la scuola drammatica d'arte, si iscrisse all'Actors Studio di New York ed esordì nel 1953 in teatro Broadway in Picnic. Il 1954 segnò il suo esordio cinematografico nel Il calice d'argento, ma la sua interpretazione non raccolse grandi lodi. Il The New Yorker, ad esempio, scrisse di lui: recita la sua parte con il fervore emotivo di un autista di autobus che annuncia le fermate locali. A Las Vegas sposa la sua amata Joan Woodward, con la quale rimane fino alla sua morte. Anche lei era una grande attrice, infatti ottenne il premio Oscar per il ruolo in La donna dai tre volti e recitò anche con suo marito Paul Newman I missili in giardino e La lunga estate calda. Paul Newman, tra la fine degli anni 50 e la metà degli anni 70, fu protagonista di alcuni fra i più grandi successi della storia di Hollywood, come La gatta sul tetto che scotta, Lo spaccone, Il sipario strappato, Nick Mano Fredda, La stangata, L'inferno di cristallo, diventandone una delle star più famose di sempre, al punto da essere spesso definito una leggenda del cinema. Nel 1986 gli fu assegnato l'Oscar premio alla carriera e nel 1987 vinse quello al miglior attore protagonista per Il colore dei soldi. Paul Newman dichiarò sul suo conto queste parole: «Sono stato un cattivo pugile, un deludente giocatore di football americano, di tennis, un pessimo sciatore. Non ho mai avuto il dono della grazia nello sport. Poi un giorno mi sono detto: sta a vedere che invece sono un decente pilota». Oltre ad essere grande attore, era anche un grande pilota. È stato titolare di alcune scuderie professionistiche, facendo gareggiare tra gli altri il futuro campione del mondo di Formula 1, Keke Rosberg. Nel 2009 fu inserito nella Sport Car Club of America Hall of Fame. Il 31 luglio del 2008 fu ufficializzata la notizia che Paul Newman era affetto da un cancro ai polmoni e passò gli ultimi giorni con la sua famiglia e morì il 26 settembre 2008 all'età di 83. C'è una considerazione molto carina di Paul Newman e dice così: per essere un grande attore devi essere un bambino.
E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi aspetto in tantissimi lunedì prossimo. Un abbraccio da me, Silvia Pagni. Ciao a tutti.